Sindaco, buongiorno. Volevamo sapere come mai aveva piazzato Mancini a occuparsi di mobilità senza un incarico ufficiale. Il GIP parla di una illecita confusione tra politica, imprese e interessi privati. E poi le chiedevo, l'arresto di Mancini compromette la sua candidatura al Campidoglio? Il sindaco non ci dice niente sull'arresto del suo braccio destro, almeno allora, un paio di battute, grazie. Non c'è nessun braccio destro. È così definito dal GIP. Beh, lo definite voi così. Il GIP. No. E il giudice per l'indagine preliminare. La magistratura farà il suo lavoro. Ci dice solo perché lo ha messo a occuparsi di mobilità e trasporti, senza incarico. Era nell'anticamera dell'assessorato, lo scrive il GIP. Lei disse che non c'entravate con la gara sul trasporto pubblico questa dei filobus. In realtà fu il suo assessorato, l'assessorato alla mobilità, a sospenderla questa gara. No, è vero? Assolutamente sì. È stata una richiesta dei cittadini che avevano dei dubbi su quel tracciato. Sì, ma ci dice perché... Si è scritto male gli appunti. No, sono scritti benissimo. Ci dice perché Mancini si occupava di mobilità, stava nell'anticamera dell'assessorato. Aveva semplicemente... delle incariche dure, lunga strada, assolutamente degli incarichi, tenere qualche relazione, non ha nessun incarico specifico da parte mia. Ho capito, però il GIP scrive chiaramente GIP, che era il suo braccio destro, ai suoi punti di che lei l'aveva messo nell'anticamera a occuparsi dei rapporti con Finmeccanica. A fare un lungo lavoro. L'arresto di Mancini, sì, si compromette la sua candidatura? Assolutamente no. Perché? È un suo non braccio destro. Non ha neanche un avviso di garanzia. Lei no. Però Mancini ha curato la sua campagna elettorale due volte. Lei disse laveremo Roma dai gruppi di potere, dagli interessi. Esatto. Da Mancini, Panzironi. Noi abbiamo pulito Morelli. E contrastato tutti i poteri forti. Però tutti i suoi uomini finiscono dentro sotto inchiesta.